L'ipertrofia prostatica benigna è una condizione patologica che affligge gli uomini dai 55 anni in su. La ghiandola prostatica comincia all'età di 30 anni a svilupparsi, aumentare di volume e piano piano nel tempo determina un'ostruzione del canale urinario a livello dell'uretra. Questa cosa induce negli uomini affetti da ipertrofia prostatica benigna, che non è un tumore, questa è una cosa molto importante, ci preme molto sottolinearlo, determina dei sintomi ostruttivi e quindi dei sintomi menzionali importanti che alterano la qualità di vita da un punto di vista menzionale del paziente. Il paziente andrà spesso al bagno, avrà un senso di urgenza menzionale, avrà una sensazione di mancato svuotamento della vescica, si alzerà durante la notte una, due, tre, anche quattro volte. Il trattamento principale dell'ipertrofia prostatica benigna quando comincia a dare i problemi di ostruzione è un trattamento farmacologico. Si usano dei farmaci che si chiamano farmaci alfalitici che servono a decontrarre il canale e a favorire la fuoriuscita delle urine. Quando questi farmaci perdono nel tempo la loro efficacia perché la prostata continua a svilupparsi, continua a crescere l'adenoma nella porzione centrale, il paziente, non più responsivo a questo tipo di trattamento farmacologico, deve ricorrere a un intervento che nel 90% dei casi è un intervento endoscopico. Si entra con uno strumento all'interno dell'uretra, è un resettore collegato a una fonte di luce, a un'ottica e a un manipolo che può essere collegato a un bisturi elettrico, a un bisturi bipolare, a un laser di ultima generazione e con una procedura endoscopica si va a risolvere il problema, si effettua una disostruzione della porzione centrale. Questo tipo di procedura è poco invasiva, però come tutti gli interventi può essere complicato, tra virgolette, da un sanguinamento ed ha come effetto collaterale nel 90% dei casi una eiaculazione retrograda, cioè il paziente non vedrà più lo sperma uscire durante il normale rapporto sessuale. Da un punto di vista dell'erezione, del desiderio, del piacere, non cambia nulla, però se il paziente conclude, vuole vedere concluso il rapporto con l'emissione dello sperma, molte volte, siccome questo è un effetto collaterale, molte volte si può determinare un deficit erettile emotivo-psicologico perché il paziente, non vedendo lo sperma, non vede il rapporto concluso. Oggi esiste una alternativa. L'alternativa è il vapore acqueo. La metodica che utilizziamo è il Rezum ed è una metodica mini-invasiva, una metodica ambulatoriale che permette di effettuare una devascolarizzazione dell'adenoma prostatico in circa 10 minuti. Lo strumento che utilizziamo è un manipolo, il sistema è questo, entra direttamente all'interno del canale uretrale, va a raggiungere l'adenoma prostatico e poi permette, attraverso un ago che esce da questa zona, di andare ad infiltrare con vapore acqueo l'adenoma prostatico. Questa cosa induce una apoptosi cellulare, che vuol dire? Determina una bruciatura, per dirla in modo molto, molto semplice, dei neovasi formati, che sono quelli che supportano l'accrescimento dell'adenoma prostatico, va a bruciare questi vasi e determina nel giro di 60-90 giorni una diminuzione del volume dell'adenoma prostatico. Automaticamente si decontrae la zona uretrale dove ci sono i lobi prostatici che ostruiscono e il paziente avrà un miglioramento netto importante del flusso urinario. In più potrà mantenere l'eiaculazione in modo anterogrado, un'eiaculazione normale, quindi non avere quelle ripercussioni da un punto di vista emotivo-psicologico sull'aspetto sessuale. Siamo uno dei centri nazionali accreditati per effettuare questo tipo di procedura.
La procedura è una procedura molto molto semplice, in circa 10 minuti vengono effettuate queste piccole insufflazioni di vapore acqueo all'interno dell'adenoma prostatico, il paziente viene leggermente sedato per non avvertire nessun discomfort e soprattutto per permettere all'operatore di lavorare in tranquillità. Il paziente dovrà tenere un catetere per 5-6 giorni per favorire la decongestione della zona trattata e a distanza di 60-90 giorni avrà un netto miglioramento del flusso urinario. L'indicazione a questo tipo di procedura: pazienti con prostate non molto grandi ma particolarmente ostruenti, anziani che sono in trattamento con antiaggreganti e anticoagulanti che hanno un rischio aumentato ovviamente con una procedura normale di disostruzione endoscopica di avere delle emorragie e soprattutto tutti quei pazienti giovani che vogliono mantenere una normale eiaculazione per avere una qualità e una normale attività sessuale. Abbiamo iniziato questo percorso di trattamenti con il vapore acqueo ormai da un anno e mezzo e siamo diventati in poco tempo uno dei riferimenti nazionali per questo tipo di procedura. Molti pazienti ci stanno testimoniando la loro soddisfazione per i risultati raggiunti. Questo ci dà una consapevolezza maggiore e ci fa trovare uno spazio nella nostra attività clinica e chirurgica quotidiana all'interno del Men's Health che ci contraddistingue, quindi nel nostro centro di benessere sessuale maschile, questo spazio per questa metodica mini invasiva ultra rapida che permette all'uomo di mantenere l'eiaculazione e di ritornare ad urinare come faceva 10-15 anni prima. Ho fatto un intervento con il metodo Rezum, quello con l'acqua calda. E ho notato un notevole miglioramento nella menzione, perché prima ero quasi costretto a trovare un posto dove andare a urinare con urgenza, altrimenti me la facevo sotto. E devo dire che dopo la vaporizzazione la mia situazione è migliorata nettamente, nel senso che mentre prima urinavo con una certa difficoltà e con un flusso molto stentato, adesso il flusso è migliorato notevolmente, non vado più al bagno 3-4 volte per notte, ma forse mi alzo una volta, qualche volta. Prima invece capitava che dopo 20 minuti andavo in bagno e facevo molto poco. Era una menzione ripetuta e scarsa. Adesso questo fenomeno non si manifesta più, riesco a contenerla e il flusso, diciamo, urinario è deciso, mentre prima ero costretto a sedermi sul water perché avevo difficoltà. La cosa è migliorata molto rispetto a prima, che prendevo pasticche, due pasticche per la prostata e non funzionava bene. Nessun dolore, anche, ripeto, anche subito dopo l'intervento un po' di fastidio, ma dolore vero e proprio non me lo ricordo. L'eiaculazione, ecco un'altra cosa, l'eiaculazione è rimasta invariata. L'eiaculazione precedentemente con il medicinale Urorec non c'era, era assente. Dopo l'operazione è tornata normale, la funzionalità ha ripreso normalmente. L'eiaculazione per ora ancora c'è, ma non è un fatto di medicinale, prima o poi l'età, c'è 75 anni ci stanno, per cui non so quanto può durare, finché dura fa verdura. Per me il risultato per me è stato decisamente positivo, insomma. Sono passato da una situazione di disagio notevole a una situazione nettamente migliorata. Se la prostata non funziona e c'è bisogno dell'operazione, questa è una buona soluzione.